telespettatori di TVL per la nostra edicola. Buongiorno quindi dagli studi di TVL. Vediamo anche questo sabato mattina insieme le principali notizie che riguardano, come sempre, sia il nazionale, quindi un punto di vista più aperto al nazionale. Poi però vediamo anche, scendiamo più sul nostro territorio e vediamo che cosa è successo, leggendo insieme i tablet e quindi focalizzando un po' l'attenzione sulla Repubblica, il Corriere della Sera, la Stampa. Vediamo un po' i principali titoli e poi leggiamo insieme Tirreno e Nazione per vedere appunto che cosa ci propone la carta stampata. Prima però di iniziare a leggere insieme un po' i quotidiani nazionali online, restiamo sul nostro territorio, perché già da queste prime ore della mattina sono arrivate delle notizie di cronaca che riguardano due arresti dei carabinieri della compagnia della città termale. Ieri sera, nel corso di un controllo, è stata fermata una donna di 30 anni, residente a Montecatini, già conosciuta alle forze dell'ordine. La donna stava camminando in via Manin. Perquisita è stata trovata in possesso di una decina di dosi di hashish regolarmente confezionate e di una somma considerata probabilmente provento di varie cessioni di droga già effettuate. I militari hanno perquisito anche l'abitazione della donna, recuperando 3 flaconi di metadone e la classica bilancina di precisione utilizzata per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Dopo la formalizzazione dell'arresto è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni della Procura di Pistoia. Arrestato anche un pregiudicato di origini rumene. Nei suoi confronti la Procura di Pistoia ha emesso un ordine di carcerazione perché deve scontare una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione per il furto aggravato di un PC commesso con alcuni complici a Pescia nell'ottobre del 2012 in un negozio di informatica. Il giovane, rintracciato dai militari della locale stazione, è stato condotto presso il carcere di Prato. Questo quindi per quanto riguarda il nostro territorio. Ci spostiamo però appunto in ambito nazionale, vediamo un po' i principali titoli di oggi dei quotidiani online nazionali, La Repubblica, Il Corriere della Sera. Iniziamo intanto con larepubblica.it, vediamo con che cosa apre La Repubblica. Petrolio, indagato capo Marina Boschi, il ministro Boschi, rifirmerei quella norma. Ovviamente si sta parlando del caso che già da ieri ha preso le pagine della Stampa, che riguarda il ministro Guidi, le dimissioni del ministro Guidi con la telefonata appunto all'intercettazione della telefonata al compagno. E si legge infatti: caso Guidi, opposizioni, sfiducia a governo. L'inchiesta, nuovo filone dei PM nel mirino, il porto di Augusta e il ruolo delle lobby del greggio. Quindi poi diciamo che ovviamente la cosa si andrà ad ampliare su questo, tra l'altro dando una rapida occhiata anche al Corriere della Sera, che vediamo apre invece con un'altra notizia che riguarda Roma, il sondaggio: voto a Roma in testa 5 Stelle con la Raggi, poi Giachetti davanti alla Meloni. Secondo il sondaggio, solo la leader di Fratelli d'Italia potrebbe giocarsi il ballottaggio con la candidata Movimento 5 Stelle, che al primo turno otterrebbe il 27,5% delle preferenze, 5 punti sopra il deputato candidato del PD. Più sotto però vediamo appunto che si ritorna a parlare del ministro Guidi. Quindi: Guidi, non ho rivelato alcun segreto. Il ministro Boschi, come abbiamo letto anche su Repubblica, rifirmerei domattina. Lettera al Corriere dell'ex ministra, quindi la ministra Guidi ha mandato una lettera al Corriere della Sera, c'è un suo virgolettato: nella telefonata informavo colui che considero mio marito di un provvedimento già noto. Se scendiamo appunto troviamo la stessa notizia che abbiamo visto su Repubblica: inchiesta su petrolio e rifiuti. Dopo le dimissioni del ministro Guidi, infatti, si legge: indagato anche il capo di Stato Maggiore della Marina. Vediamo anche la Stampa che cosa ci propone come apertura di questa mattina. Un attimo per
Vediamo un attimo se appunto è possibile vederlo, altrimenti continuiamo con le altre notizie. Ritorniamo un attimo su Repubblica, nel mentre che appunto carica la pagina, e vediamo, scendiamo e vediamo le altre notizie. La sfida della Fornero, imbroglia popoli, come Salvini non vinceranno. E oggi ricordiamo che infatti i sindacati scendono in piazza proprio sul discorso, sulla tanto contestata riforma delle pensioni. E poi ancora vediamo Rivoluzione Ferrovie, pronto un piano per comprare ANAS e ATAC. Su questo, sulle ferrovie, è importante per il nostro territorio, per la Toscana, è stato firmato proprio un accordo ieri, e lo vedremo meglio sulla carta stampata. Ci sono delle novità importanti che riguardano le ferrovie, ma soprattutto che importano, diciamo, chi fa un uso importante del treno, insomma i pendolari, lo vedremo meglio poi dopo. E vediamo quindi se ecco la Stampa, vediamo anche l'apertura della Stampa. Anche qui, anche la Stampa va sul discorso del ministro Guidi, giudici in campo, adesso la sfida è a Renzi, la magistratura che fa paura alla politica. Il caso Guidi preoccupa il Premier, indagato il capo di Stato Maggiore della Marina. Poi, se scendiamo ancora sulla Stampa per vedere che cosa ci propone, vediamo anche nella cronaca: l'ex presidente del Bambin Gesù fece versare 400.000 euro, Bertone sapeva. Questo riguarda lo scandalo per la ristrutturazione dell'attico del cardinale Bertone. Anche questo poi ovviamente ha preso ampio spazio anche sulle pagine del cartaceo. Più sotto, sugli esteri, sulla morte di Regeni, l'Egitto mente anche all'America. Anche questa è un'altra, ovviamente un'altra notizia che vedremo, ha preso largo spazio, a grande spazio anche sulla carta stampata. E scendendo, insomma, ovviamente il quotidiano continua a proporre sia notizie di economia che di cultura. In particolare per la cultura vediamo una curiosità: hanno record per il Museo Egizio di Torino i ricavi. Si parla di 810.000 euro, quindi ricavi importanti, saranno reinvestiti. Allora, spostiamoci adesso invece per quanto riguarda appunto la carta stampata, quindi andiamo a leggere un po' insieme i giornali e partiamo proprio dal Tirreno. Intanto vediamo l'apertura di oggi del Tirreno, che sul nostro territorio riguarda il boom dei voucher per precari. Pistoia 600.000 solo nel 2015, CGL allarme, lavoro nero. Più sotto vediamo la Balducci che smentisce quanto detto ieri. C'era stato l'incontro in regione, sembrava che ci fosse uno spiraglio in apertura, invece in realtà la Balducci SPA, si legge nel titolo, chiede la mobilità e mostra i numeri del declino. Apriamo quindi il giornale, vediamo un po' che cosa il Tirreno ci propone. Intanto a livello nazionale, e a livello nazionale si continua a parlare del caso di Piombino, l'abbiamo visto ieri. Il titolo è molto chiaro: morte in corsia. Si torna a parlare appunto dell'infermiera killer, così è stata denominata, accusata dell'omicidio di ben 13 persone, quindi ovviamente i giornali gli dedicano ampio spazio. Vediamo un po' insieme che cosa dice il Tirreno. Arriveranno gli ispettori del Ministero della Sanità a Piombino, questione di giorni, arriveranno per capire che cosa non ha funzionato nell'ospedale della Costa, nei protocolli, fuori dal linguaggio della burocrazia. Il Ministero vuole capire come sia stato possibile che qualcuno, chiunque sia stato, possa aver ucciso dei pazienti in un reparto. È proprio la ministra Lorenzin a seguire in primo piano il caso di Piombino. Infatti si legge proprio più sotto: ispettori da Roma, l'arrivo degli ispettori a Piombino è scontato, e dice l'obiettivo degli ispettori del ministro Lorenzin è verificare se siano stati rispettati i protocolli che esistono in tutti gli ospedali. Intanto da Careggi la conferma dell'uso dell'eparina. Il tema del ritardo nell'intervento, nella capacità di bloccare i decessi sospetti, al centro della riflessione dopo l'arresto dell'infermiera killer, che continua a proclamarsi innocente proprio nel giorno in cui il laboratorio analisi di Careggi, riferimento regionale per le trombosi, conferma che nel 2005 ha ricevuto 4 campioni di sangue da analizzare
ospedali, dall'ospedale di Piombino, campioni di pazienti diversi, tutti deceduti in maniera anomala. Nel loro sangue risultava la presenza di un anticoagulante che sarebbe appunto l'eparina. Paginone, subito dopo si torna a parlare di quanto vedevamo prima nei quotidiani appunto nazionali. Il ministro Guidi, infatti il Tirreno lo intitola così, governo la bufera, Renzi gela il ministro, Guidi inopportuna, ma il premier difende l'emendamento. Le opposizioni, mozione di sfiducia, la procura potrebbe ascoltare Boschi che attacca, rifirmerei domattina. E si legge appunto nell'articolo: il governo non teme contraccolpi, anche se l'inchiesta potrebbe riservare sorprese. I magistrati potrebbero infatti decidere una trasferta a Roma per ascoltare il ministro Boschi come persona informata dei fatti. Ma il governo per ora fa quadrato. Renzi, che si dice molto dispiaciuto dal punto di vista personale, spiega che l'ex ministro dello sviluppo economico non ha commesso illeciti. Il punto, dice Renzi in un virgolettato, era esattamente l'inopportunità di quella telefonata. Intanto Gemelli, il compagno della ministra Guidi, si legge, se ne va da Confindustria. E vediamo ancora il Tirreno dal punto di vista nazionale, scendiamo però più sul nostro, ci avviciniamo un po' alla Toscana e parliamo di quanto appunto dicevamo prima per quanto riguarda le ferrovie. Regione Ferrovie, intesa per migliorare linee e puntualità. Il nuovo accordo vale 5 anni, fra gli investimenti previsti il raddoppio della Lucca-Pistoia e il treno in più sulla costa. Infatti si legge nell'articolo che da giugno, con il cambio dell'orario, la costa avrà un treno regionale in più, sarà il Grosseto Pisa-Firenze e poi ancora c'è il raddoppio della Lucca-Pistoia da ovviamente non dimenticare. Su questo si legge: la conclusione dei lavori è prevista per aprile 2019. E veniamo a Pistoia. Il Tirreno, l'abbiamo visto, apre, era proprio nella prima pagina, con l'articolo sul boom dei voucher. Si legge proprio: sono 2200 i nuovi precari dei voucher. Boom di richieste nel 2015 anche in provincia. L'allarme della CGIL: sono usati impropriamente, incentivano il lavoro nero. Allora, su questo però non leggiamo l'articolo, ma vi propongo appunto il nostro servizio. Vediamo quindi. Introdotti per porre rimedio alla piaga del lavoro nero, si stanno traducendo nel loro esatto contrario. È la tesi della CGIL sullo strumento dei voucher, che nel 2015 hanno visto un vero boom in provincia di Pistoia. Delle quasi 8 milioni di ore vendute in Toscana, 596.475 sono stati per voucher a Pistoia. E per 282.334 ore di queste, l'INPS non è neppure in grado di definire per quali settori di attività. I singoli lavoratori che hanno utilizzato nella nostra provincia il voucher, sulla base di questi dati, sono circa 2200, presupponendo che ogni singolo datore di lavoro abbia utilizzato un lavoratore per il massimo, diciamo, per la massima cifra utilizzabile del voucher, che è 2600 euro lordi per singolo lavoratore. Siccome noi riteniamo che questo appunto ragionamento sia in difetto, perché ogni singola azienda utilizza voucher anche per più lavoratori, presupponiamo che il numero dei lavoratori coinvolti da questo percorso, diciamo, lavorativo possa essere perlomeno il doppio, quindi rischi di sfiorare le 5.000 unità. Abbiamo provato a fare un ragionamento anche su quanti posti di lavoro a tempo indeterminato si potrebbero creare diciamo, attraverso un'assunzione full time senza appunto l'utilizzo dei voucher. Anche qui il dato è assolutamente importante. Sulla base di un full time, quindi di 2.080 ore, diciamo, annuali che ogni singolo lavoratore fa, ci viene fuori che potrebbero essere assunti nella nostra provincia circa 300 lavoratori. E siccome noi sappiamo dallo stock degli occupati nella nostra provincia che oggi la stragrande maggioranza è assunta con contratti part time di 20 ore settimanali, anche qui il dato potrebbe raddoppiarsi, quindi con assunzioni normali anche part time si potrebbe arrivare a una cifra importante di circa 600 lavoratori. A fronte di questo quadro, qual è l'iniziativa della CGIL?
La CGIL ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare che nei suoi punti fondamentali c'è anche quello della riscrittura, diciamo, delle tipologie contrattuali. Noi riteniamo che le tipologie debbano essere quattro: il contratto a tempo indeterminato, il contratto a tempo determinato reintroducendo le causalità, il contratto apprendistato e il lavoro in somministrazione. Tutte le altre forme di lavoro precario, oggi ricordiamo sono 46, andrebbero sostanzialmente tolte o riportate alla loro norma originaria. Di fatto gli stessi voucher che dovevano nascere per contrastare forme di lavoro nero in determinati settori rischiano addirittura di incentivarlo. E continuiamo a leggere il Tirreno, parliamo del carcere di Pistoia. Detenuti, operai al lavoro riparano il tetto del carcere. Ci ricordiamo che il carcere era stato danneggiato, infatti lo rammenta anche l'articolo, dalla tempesta di vento del marzo 2015 e in attesa dell'appalto per l'intervento maggiore i reclusi si sono dati da fare. Infatti si legge: ammontano a poco più di 300.000 euro i fondi stanziati dal Ministero della Giustizia per il rifacimento del tetto del carcere di Pistoia. Intanto i sei detenuti rimasti all'interno della casa circondariale lavorano alla ristrutturazione della struttura e al miglioramento delle celle e dei servizi igienici. Negli ultimi mesi i detenuti operai specializzati insieme al personale addetto hanno partecipato a piccoli lavori fatti in economia. Più a fianco un articolo che riguarda la scuola Leonardo, nuova scuola Leonardo, comune condannato a risarcire un'azienda. Illegittimo, secondo il TAR, l'aiuto alla ditta vincitrice. Palazzo di Giano dovrà pagare quasi 50.000 euro. Qual è il nodo della questione? Che il bando fu pubblicato, si legge, nel marzo del 2012. La gara venne vinta, lo vediamo meglio. La gara venne vinta dall'impresa Russo Costruzioni, che si vide aggiudicare la commessa il 4 agosto 2014, ben 2 anni e 5 mesi dopo. Ma a dicembre la stessa Russo chiese al comune di diminuire l'importo dei singoli stati di avanzamento dei lavori. Cioè le rate, si legge nella parentesi, con cui il comune paga le opere realizzate, il cui costo viene inizialmente anticipato dall'azienda stessa. Dai 750.000 euro offerti dalla Russo durante la gara a 250.000 euro. Perché questa richiesta? Perché per un'azienda, scrive l'articolo, è più facile procurarsi anticipi più piccoli. Il comune, si legge, nel maggio scorso, concede parzialmente soddisfazione alla Russo portando l'importo a 365.000 euro. Proprio questo provvedimento viene impugnato dall'azienda seconda arrivata, la Amato Costruzioni. Secondo i suoi avvocati, il comune con la sua decisione ha alterato il regolare svolgimento della gara e ora sembra appunto che anche il TAR abbia ritenuto proprio illegittimo questo aiuto alla ditta vincitrice. Palazzo di Giano dovrà pagare quasi 50.000 euro. Ma proseguiamo, vediamo velocemente due titoli che riguardano uno i profughi al lavoro, ma siamo qui nel comune di San Marcello, 50 profughi volontari per piccoli lavori di manutenzione, ecco che lo vediamo meglio, in fase di preparazione una convenzione tra comune di San Marcello, associazioni e cooperative che gestiscono l'accoglienza e poi proprio più accanto ci spostiamo, scusate, su Montecatini. Di nuovo fermi i lavori all'ex Adriano, momentaneamente bloccata per motivi di sicurezza la scoibentazione del tetto. Ci si è accorti che serve una gru. E poi ancora andando avanti vediamo quanto già nella prima pagina il Tirreno annunciava sulla Balducci. La Balducci SPA gela la regione, l'azienda ha chiesto la procedura di mobilità per tutti i dipendenti, inutile quindi il tavolo di crisi. E poi ancora più a fianco ci spostiamo su Pescia. 3 milioni per l'ospedale di Pescia, l'assessore regionale Saccardi che ieri era in giro praticamente in Pistoia e provincia, lo vedremo poi meglio stasera con il nostro focus.
L'assessore regionale Saccardi annuncia l'emissione a breve di un bando per l'assunzione di 2.500 infermieri, più ovviamente appunto questi 3 milioni per l'ospedale di Pescia, sarebbero 2 per investimenti e 1 per manutenzione ordinaria, ma ripeto, questo poi lo vedremo meglio con il servizio di stasera. E questo per quanto riguarda il Tirreno. È tutto, diamo anche una rapida occhiata alla nazione, sia dal punto di vista nazionale che dal punto di vista poi più locale, e vediamo allora dal punto di vista nazionale, ci soffermiamo con la nazione, velocemente sulla Libia, a cui la nazione dedica una bella pagina, un paese in bilico, si legge appunto il titolo della pagina: dossier Libia sul tavolo dei grandi, Renzi si agli aiutino alle bombe. Ricordiamo l'incontro, il summit a Washington, Obama: l'avanzata dell'ISIS va fermata. Infatti si legge: va impedito che l'ISIS possa sfruttare il territorio libico come futura roccaforte. Occorre, dice il presidente Obama, solidificare una struttura lì che lo impedisca. Si legge ancora: la leadership italiana, questo è un virgolettato del Premier Renzi, la leadership italiana significa che siamo pronti a dare una mano dal punto di vista degli aiuti sociali, delle forze di polizia, della cooperazione internazionale, non che ci alziamo la mattina e andiamo a bombardare qualcuno. Credo che la cosa fondamentale sia una Libia stabile. E poi ancora leggiamo, Renzi aggiunge, vediamolo un po' più da vicino, Renzi aggiunge, secco, smentendo alcune ricostruzioni: non c'è stato alcun colloquio su possibili interventi, non sono all'ordine del giorno come sembra da alcune ricostruzioni. L'Italia porta nei consessi internazionali la dose di equilibrio che ha da sempre. Sulla Libia abbiamo sempre detto che bisognava puntare sul tentativo dell'ONU, poi sul governo Sarraj. E proseguiamo, andiamo avanti, vediamo se sul nazionale abbiamo altro da dire per quanto riguarda la nazione. Un accenno veloce al fatto che vedevamo anche sui quotidiani nazionali online discorso del Cardinale Bertone, l'appartamento tanto discusso e le soldi per la ristrutturazione, ma vediamo velocemente proprio solo i riquadri che ci riassumono un po' la vicenda. 422.000 euro, il Vaticano ha aperto un'inchiesta sulla ristrutturazione dell'attico di Bertone, Profiti e Spina avrebbero pagato per i lavori 422.000 euro con i soldi della Fondazione Bambino Gesù. 150.000 euro è la cifra stanziata dall'ex segretario di Stato Tarcisio Bertone a vantaggio dell'ospedale romano Bambino Gesù dopo che scoppiò lo scandalo per i lavori nel suo appartamento. Più a fianco 300 metri quadri, tanto misura l'attico di proprietà del governatore Vaticano in cui vive il cardinale Bertone, l'ex braccio destro di Papa Benedetto XVI, vi risiede insieme con 3 suore e con una segretaria. Vediamo quindi ancora, ci spostiamo però sulla Toscana, un articolo interessante che riguarda le mense, lo vediamo meglio. Le mense in Toscana, proposta shock, menù vegetariano obbligatorio. È una mozione del gruppo 5 Stelle, almeno un giorno senza carne né pesce. E appunto si legge: almeno un giorno alla settimana nelle mense pubbliche dovrebbe essere servito un menù solo vegetariano, senza possibilità di scelta. Niente di estremo, insomma, niente vegano, ma un pasto senza carne e pesce per educare la popolazione studentesca, e non solo, perché la mozione riguarda proprio tutte le mense, anche quelle dell'ospedale, per esempio. Questa è la richiesta del Movimento 5 Stelle che ha presentato una mozione al Consiglio regionale. Vediamo quindi ancora dal punto di vista nazionale, diciamo adesso ci siamo spostati in Toscana, chiudiamo qui, vediamo però, ritorniamo su Pistoia, vediamo intanto l'apertura della nazione.
E la prima pagina è dedicata al Pinocchio sugli sci, Pinocchio Show, e lo vediamo meglio appunto, sci all'Abetone, da oggi la grande manifestazione. E proprio su questo, proprio sul Pinocchio degli sci, ne parliamo anche noi, è un evento tanto atteso ovviamente per la montagna pistoiese, e quindi vediamo nel nostro servizio come ci si sta preparando, insomma che cosa ci si aspetta da questo Pinocchio sugli sci. Torna il Pinocchio sugli sci, 34esima edizione, il grande evento di sci riservato alle categorie maschili e femminili, dagli under 9 ragazzi di 9 anni fino all'under 16, allievi del 2000-2001. Dal 2 al 6 aprile prossimi all'Abetone, sulla pista Zeno Colò, come da tradizione, si svolgerà la finalissima nazionale, mentre dal 7 al 9 aprile spazio alla fase internazionale, che vedrà la partecipazione di giovani promesse dello sci provenienti da tutto il mondo, che si contenderanno l'ambito trofeo di Pinocchio. In particolare, giovedì 7 aprile si terrà la cerimonia di apertura della competizione internazionale, alla quale parteciperanno in rappresentanza dell'Italia anche i primi 4 atleti maschi e le prime 4 femmine della categoria Under 14 ed i primi 6 atleti maschi e le prime 6 femmine della categoria Under 16, che si scontreranno con i colleghi stranieri in una prova di slalom speciale suddivisa in 2 manche ed una prova di slalom gigante in una manche. Dopo il successo riscosso degli ultimi anni, sarà riproposto il villaggio di Pinocchio, l'area interamente dedicata ai bimbi e alle loro famiglie, dove i piccoli sciatori con i loro accompagnatori potranno svagarsi e divertirsi tra una selezione e l'altra in giochi e attività educative organizzate da un apposito staff animatori. La manifestazione organizzata da Sci Club Pinocchio è stata un crescendo di successi, tanti campioni divenuti di fama mondiale che hanno arricchito negli anni l'Albo d'Oro. Per citarne alcuni, da Isold Kostner, Deborah Compagnoni, Karen Putzner, Denise Carbon, Tina Mazze per le donne, tra gli uomini Max Blardone, passando per Werner Hill, fino all'austriaco Marcel Hirscher. E con lo sport chiudiamo per oggi la nostra edicola. Vi ricordo che l'informazione torna alle 14.20 con il nostro telegiornale. Grazie quindi per essere stati con noi. Buon proseguimento di mattinata.